Pronto? Bersani, Gigi, Ranchi, Gigi. Ciao. Ripeti con me. Non di a so che poi non la sai. Chi è il meglio alleato tuo adesso? O chi è il meglio amichetto tuo che ci sta insieme in 12 regioni su 13? DP. Democrazia Proletaria è morta, GG. Di Pietro. Dicevi no, questo è arretrato, questo ancora vuole fare opposizione. Opposizione, ma che è questa opposizione? Invece no, mo ha smesso, hai visto? Mo si è imparato sta parola nuova, alternativa, capito? Con tutte ste lettere, tutte ste consonanti. Ma tornato io. Mo sì, vuoi mettere la differenza fra faccia l'alleanza mo con Di Pietro e quando ce l'ha fatta Veltroni, Vuoi mettere la differenza? Ma vuoi mettere la differenza, per favore, che io non ho capito. Chi è invece che te sta a tradire, Gigi? Chi è che te sta a far soffrire? Ci sei messo anche da Lema a darci lezioni. Ma cosa pensa? Che noi siamo i salvagenti del PD? Casini. Hai visto come gli ha risposto a Massimo? Ma che so cose che si fanno? Allora, mo concentriamoci sulle cose importanti, no? Mo se volemo occupa un po' di Lazio, Guarda che non è tutto perduto, sa? Guarda che se potevamo salvare ancora. Abbonino è buona, però tocca tagliare una mano a sta poraccia. Per esempio, a fai finita di fatte le foto da piacione col fumetto di Topolino in faccia e stampiamo tu manifesti pure a sta pora donna. Pure una cosa senza entusiasmo, del tipo vota Emma Abbonino. Ci avevamo solo questa. Beh, che c'è? Ecco. Secondo lei ascolteranno l'appello sui manifesti? No, io me lo auguro proprio. No, perché fino a mo, quel poco che hanno fatto è tutta la roba sulla fiducia. La parola fiducia. Fiducia, 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 la fiducia nel Lazio. Mi fido di te. Io mi fido di te. E te fidi di me. Mi fido di te. Me che qua basta che alzarsi il primo che dice sì, si può fare, taracchete tutti che le mani sulle palle, io te lo dico, Non siamo abituati a esporre ognuno a casa sua e far sapere agli altri cosa vota. Ma lo senti che è costretto a dire? Quindi spero che si addobberanno le finestre, i finestrini delle macchine, le biciclette, i motorini. Addobbate le vostre finestre, addobbate le vostre macchine, ma addobbate di che? Ma mo uno in macchina invece del peluche ci mette il pupazzetto di Emma Bonino. Uno già fa tanta fatica a mettere inferriate, mo come deterrente per i ladri ci mette Emma Bonino. E la Polverini che fa? Tanto a manifesti da scuola e dopo scuola. E poi sta a buttare anche a ciara. Tipo io ci sono andato insieme al mercato della Magliana. E a tutti quelli che incontrava diceva che io qui ci ho abitato fino a 24 anni. E io sono andato alla Magliana. Ah, sei andata alla Magliana. Stavo dalle suore, quindi. E tutti si guardavano e dicevano, ma che te la ricordi questa? Ma di chi è figlia? Come cavolo si chiama? Non mi ricordo più. Poi tipo una che è andata incontro e ha detto, senta un po', perché non si fa il ponte lì della Magliana? Facciamo vede, anche quello. Vede tutti i rom lì. Perché non mi risolve il problema dei rom? Non fate qualcosa per toglierli. Va bene. E che c'ho? Sto qua apposta, segniamo tutto, segna rom. Perché io sono dalla Magliana. Io ci ho abitato qui, quando ero ragazzina. Che ti pare che non risolvo il problema dei rom? Adesso no, però eccomi qua. Vieni qui a far giretto. Non sto a far giretto. Ci aiuti. Spero di aiutarvi. Ecco, la ringrazio. Uno dice, stacchi i fascisti, sarà cafona, invece no. Buongiorno. 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 Auguri. E auguri a tutti. E in bocca al lupo. Bocca al lupo a tutti. Auguri a tutti, non solo a me. La Magliana, ma garbata. Crepi. Ti vede un attimo un tirizio, ti chiede se c'hai freddo. Ma sei freddo? Io no, perché tu? Ah, allora guarda, io sono freddo. Freddo. È una cifra premurosa. Non fa freddo. Cioè proprio dei contenuti. Se ci pensi, è un bel programma elettorale. La gente è contenta se vede che uno si preoccupa. Siamo rovinati. Perché siamo rovinati? Siamo bianco. La stamattina è tre che sto lavorando. Tipo il pescivendolo gli diceva, perché vi comprate un pescetto per il mio? E mi risolvete la giornata. Bella idea. Se vinciamo facciamo la festa. Dai. Non so se alla fine la Polverini il voto del pescivendolo l'ha preso o ha perso, però intanto gli ha detto buongiorno. Sta tutta prima, si è venuto tutta, hai visto? Sì. Poi però siccome la gente dice, vabbè, ma qual è il programma tuo? E a salutare e basta, sono buoni tutti, no? Questa che ti dice? Dove ci sono delle coppie, soprattutto dove ci sono dei figli, è necessario che ci sia un percorso per accedere più velocemente ai diritti stabiliti dal codice civile. Ma come? Ma questa Polverini è favorevole alle coppie di fatto?
insomma sta butta a caciara. E mica è finita, si è messa a fare le foto con i piccoli fan. Ah, devo fare una foto? Che vuoi fare? E mentre parlava al romanaccio per farlo vedere. Oh, fate un po' una foto. E come, perché Gigi? Perché lei è da Amaiana. Chi è sta bella ragazza? No, no, no. Come che è Amaiana, Gigi? Ma presenti? Con sto romanaccio proprio, capito, pesante. La cosa. Che io, tu Gigi, lo sai, a me quelli che parlano in romanaccio non mi sono mai aggradati, no? Non me lo venire a dire a me, perché era meglio. Era meglio. Certo, intanto ha trovato tutto un modo per attirare attenzione sul colore rosso. Si è messa sta giacchetta rossa. Però guarda, vedi questa rossa. Ma che bestia, più bel colore che esiste. E quella è Velardi, capito? Quella è faceva le campagne elettorali per D'Alema. Mo vuoi fare per Polverini, che però vuoi faceva per Bassolino, che mo vuoi fa per De Luca, che è il nemico del Bassolino. Capirai, ha fatto il simbolo, che uguale al simbolo di Sinistra e Libertà. Così, quelli che mo stanno fissa per Vendola, se pensano ad andare a votare a Vendola, vedono sto simbolo e dicono: ma chi è sta Polverini? Sarà un'amica di Vendola, la votiamo. Buongiorno. Buongiorno. Ma invece c'ha tutto un altro stile. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Cioè saluta pure lei, è educata pure lei. Buongiorno. Però poi fa proprio le domande. Per lei quando va nei posti. Ma voi abitate qua intorno? Sì. Chiede proprio le cose. Tutti i giorni? Sembra proprio come che si interessa. Da quanto tempo venite? Molto quanto inferiore. Risparmiate? È un bel po' che vengono. Ma adesso chi lo gestisce? E da dove vengono quelli di sopra? Avete fatto un conto? Infatti è un po' fastidiosa, capito? Che siccome gli dicono che lei è all'anticristo. Sai, quando ti vogliono accollare addosso uno stereotipo, tu non sai più come te lo devi togliere. Allora gli piace andare a mezzo alle cose che fanno i cattolici, no? E Gigi, te devo dire la verità, hanno appresso Emma, ho scoperto una cosa, che cioè che a sti cattolici dell'UDC gliene frega un cazzo, capito? Al di là dell'aspetto, diciamo, del mondo cattolico, no? Sono cattolici, però sono normali. Qui c'è la persona che ha bisogno di essere presa in carico, questo è noi che preme. E questo lo riteniamo profondamente cattolico, spero che chi lo sia o no, ci importa nulla, insomma. Non è che mo essere cattolico deve essere una fede per forza. Chiunque fosse il governatore, queste problematiche non entrano. Certo. C'avevo la sindacalista Fascia che era per le coppie di fatto. A mangiapredica, però gli stava a piacere ai cattolici, detto qua non ci sto a capire più niente, voglio andare fino a fondo. Eccoci qua, Sanna al porto di Fiumicino. Che cerca a Bonina la Polverini, parte la roba con tutti gli effetti speciali che pareva Avatar, quelle barche che decollano, i pescherecci che atterrano. E poi a un certo momento va a parlare uno che era capoccia di tutto sto casino. Buongiorno alle signore, buongiorno alle autorità. Eppure questo pareva uscito fuori da Avatar, sai, questi con queste facce blu. E invece era Cartagirone. Guarda che fa impressione, sa? E chi aveva visto mai in Cartagirone? A parte i casini, dico. Ci stavano tutti, Zingaretti. Penso che abbia ragione da vendere l'ingegner Caltagirone. Montino. L'ingegner Caltagirone? Quello della regione. Il vicepresidente della regione Lazio. E il vice, capito? Vice. Sottolineano sempre su vice. Vice. Tutti che quando questo va a parlare, poraccio, lo guardano e dire. Se danno tutti dei gomiti, guarda che deve essere veramente brutto, eh. Poi è arrivato pure Gianni Letta. Io penso all'impazienza, per esempio, delle due candidate che fremono perché è un po' troppo lungo. A un certo momento tutta sta classe dirigente è diventata classe operaia. Si sono messi tutti con la cazzola a mano a tirare la calce su sto sercio, no? Siccome il momento era solenne, Miss Italia te chiama il vescovo. Buongiorno. Per benedire il sacro sercio del sacro porto. E proprio mentre te parte la messa, che te fa Emma? Che te fa Emma? Si avvia così significativo per la nostra città. Non se n'è andata via, sti impunita. Taci, calmati. A quel punto la Polverini gli è parso e ha cominciato a farsi tutti i segni della croce. E poi mentre stava ancora segnata, si è andata tutta abbracciata a Cartagirone. Grazie. Quando c'era l'armonino si fa bene. Capite? Il diavolo e l'acqua marcia proprio. Noi famo tanta fatica per fare un'alleanza e questo invece è un abbraccio, una papalina, un porto e via, fatto. Insomma, quella si abbraccia con Cartagirone, te ti abbracci con Di Pietro, ah, capisci la differenza? Vabbè, comunque, mo te saluto che qua a par condicio mi sa che non si potemo più sentire. La prossima telefonata mi sa che te la faccio da Mediaset. Che là se può ancora. Comunque, Gigi, il quadro è chiaro. Una botta di culo di qua, du primario di là. Se tieni la barra dritta e non fai grosse stronzate per marzo, manco la vedo così tragica, guarda. Sì, c'è a Sanremo la prossima settimana, lo so. Ah, vai a Sanremo. Come vai a Sanremo? Che vuol dire? Vai a fare dopo festival su Udem. A Sanremo. Mo. Perché il PD è il PD. Poi ti dico quale canzone mi piace di più. Sì. Ciao.
Meno male che gli avevo detto di non fare grosse stronzate.